Santina Pezzotta nasce a Brugherio nel 1928. Nel marzo del 1944, quando iniziano gli scioperi nelle fabbriche del Milanese e della Brianza, Sabina ha 16 anni. La sua famiglia è una famiglia antifascista, sia il padre che la sorella Elisa facevano propaganda e aiutavano le famiglie dei partigiani incarcerati. E nel marzo del 44 Santina viene mandata dal padre a Bergamo e lì, proprio a Bergamo, viene catturata durante un rastrellamento. Successivamente, intorno a maggio, Santina viene deportata in un campo di concentramento vicino a Praga. Questo campo di concentramento si chiamava Terezin. Santina viene deportata come detenuta politica, come oppositore politico, e sul suo camice avrà un triangolo rosso. Quando è arrivata, mia sorella Santina era piena di pidocchi. Dalla stazione centrale di Milano si era fatta portare a Sesto e da qui era arrivata in tram a San Fruttuoso, dove abitavamo. Un salumiere vicino a casa nostra l'ha vista per primo e ha urlato: "Quella è Santina!" Tutti siamo corsi giù in strada. Erano le 5:30 del mattino. Santina indossava una specie di pellicciotto e una gonna fatta con una tenda. Sembrava una zingara. Sul braccio, poi, aveva un numero di matricola. Santina doveva riprendersi e perciò è stata mandata vicino a Livorno, al mare. Lì ha incontrato una donna, figlia di un avvocato benestante, che era stata anche lei nel lager, ma non era dalla parte dei deportati, era come una aguzzina. Santina l'ha riconosciuta e le è saltata addosso, lì, in spiaggia. La gente le ha separate. Terezin era una città-fortezza vicino Praga, trasformata dai nazisti in un campo di concentramento. In esso furono deportate all'incirca 150.000 persone, di cui 15.000 bambini. Nel 2012 l'ANPI, in occasione dell'organizzazione di una mostra con i disegni dei bambini di Terezin, chiese all'Incontragiovani di Brugherio di organizzare un evento sui testimoni del campo. E per questa occasione nasce Testimone Sopravvissuto, che è un viaggio interattivo all'interno di un campo di concentramento, dove chi partecipa è chiamato a vivere in prima persona l'esperienza di un deportato. Ormai questa è la quinta edizione. Si svolge in biblioteca in gruppi di circa 10 persone, viene organizzato dall'Incontragiovani e ci auguriamo che per le prossime generazioni ci siano molte altre edizioni. Fare testimone sopravvissuto tutti gli anni è, secondo me, è molto importante, anche se è stata solo la mia prima esperienza. Anche la Perché mia. non solo attraverso i libri riesce molto a passare il concetto di quello che hanno subito i deportati, ma Testimone Sopravvissuto è un metodo per far diciamo, vivere alla gente quello che hanno subito queste persone. Io lo rifaccio anche quest'anno, lo rifarei anche tutti gli altri anni perché mi piace proprio. Diciamo dare una mano a ricordare questa cosa perché non va dimenticata perché è successa ed è stata una cosa bruttissima ed è importante che la gente sappia e ricordi.